amici bellini, come sono contento perché stanno giocando in questo momento che sto registrando il video. È già partitina, quindi io vi posso dire delle cose tattiche, bellissimo. La maglietta la lasciamo perdere, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini cari, io la metto qua, diciamo in sottofondo, non la potrete vedere bene perché purtroppo i miei mezzi questi sono, non ho diritti e non me li prendo, e quindi va bene così. Benvenuta Emanuela Panzironi, benvenutissima, le amiche belline, ho visto un video che ha mandato Fabio Versatile dove era una donna, in una casa, l'unica che aveva capito che l'Italia aveva vinto era una donna, vedete le notifiche, iscrivetevi al canale Telegram che trovate sotto in descrizione e lasciate un like per l'inizio del ritiro del Napoli, perché faremo degli appuntamenti giornalieri di Mara 1, di Mara 2, di Mara 3 tutti i giorni per capire se ci saranno delle novità. Io mentre faccio i video sono distrattissimo perché c'è un colpo di petto di Gaetano e insomma vi posso parlare di alcune cose specifiche. A partire dall'arrivo, dal pullman, insomma, voglio sottolineare le cose buone, ragazzi, perché io mi sono lamentato in questi periodi e continuerò a farlo se certe cose triggano i miei sentimenti in positivo o in negativo. Però è arrivato il momento di essere con te, di sarò con te. Loro non devono mollare, ma noi dobbiamo essere con loro, perché... cioè, in generale sui social, cioè, ma Napoli vero? Basta, veramente basta, cioè, non lo accetto più, perché diventiamo ridicoli come tifoseria e i giocatori lo sentono. Ricordiamoci questa cosa qua, perché i giocatori leggono tutto, stanno sempre sui social, quindi lo sentono. All'arrivo ovviamente a Dimaro o Di Maro, questo poi me lo direte voi nei commenti. A proposito, se qualcuno ci va al ritiro a Di Maro oppure quello dopo a Castel di Sandro, contattatemi su Instagram, su Valerio Fluido su Instagram, mandatemi video, mandatemi cose che li postiamo e vi ringrazio. Allora, si arriva, sottolineo la cosa positiva di Koulibaly che si ferma a firmare autografi, gli altri un po' più scocciatelli vanno avanti e vanno direttamente a portare le borse dove le devono portare. Bravo Koulibaly che si è fermato un pochino con i primissimi tifosi. Dopodiché le cose che vediamo subito, le sottolineiamo senza arrabbiarci, come ci aspettavamo si indossano le cose vecchie, quindi le tute, le magliette dell'anno scorso, sempre della K. Si mette una toppa sullo sponsor Kimbo, perché non è più sponsor e quindi ovviamente non si dà visibilità a uno sponsor che non ti paga più, e questo è una cosa normale. La toppa è un pochino, è una roba un po' dozzinale, ma questa è la situazione. Dopodiché si sono visti sui social degli scatoloni della Zeus, accanto poi a dei cartonati di Insigne e Mertens che ho visto con la maglietta dell'anno scorso, però senza lo stemma della K sul cartonato, quindi Photoshop alla grande. Poi si mettono le casacchine sono sempre della K, ovviamente, come vi avevo detto, probabilmente ci sarà un accordo. Alla K conviene continuare ad avere visibilità per usare in questo mesetto, prima che ci saranno le nuove magliette autoprodotte, oppure si comincerà ad usare queste qua della Zeus magari senza sponsor, non lo sappiamo, dobbiamo aspettare probabilmente domani per questo. E dopodiché già campo, perché dopo un breve riscaldamento, giro di campo, Osimhen ultimo ad entrare al riscaldamento con Spalletti, c'è Santoro, c'è De Laurentiis, si fa il giro di campo, ci si riscalda, si fanno un pochino di ostacoli e subito poi ci si ritrova nel centro di cerchio campo, che guardate com'è bello il canale, io gli faccio la battuta, il centro di cerchio campo in questo caso è il centro di quadrato campo, perché Spalletti fa disegnare un quadrato a centrocampo, non un cerchio, perché gli serve per le distanze ed evidentemente si deve sviluppare lì. Campo ovviamente ridotto, quindi si deve fare molta intensità, ci sono meno spazi, quindi devi essere bravo a liberarti del pallone, e possiamo vedere già come poi devi superare questo quadrato per poter tirare in porta. Le porte sono 5 porte piccoline con 2 portieri o 3,
perché sono 5 portieri giovani, compreso Nikita Contini, di cui si dice un gran bene. E quindi praticamente ci troviamo di fronte a già, posso darvi già le formazioni più o meno della partitina. Da una parte in attacco c'era Petagna prima punta con un as sotto punta, con Politano, il regista in questa formazione era Bobotta, in difesa c'era K2 con Ramani, Malqui a destra, poi credo ci fosse Palmiero lì, e quindi questi sono quelli là che più o meno ho riconosciuto subito. Dall'altra parte invece abbiamo la formazione con in attacco Osimhen, subito che praticamente protesta, chiede i calci d'angolo, vuole segnare, si dispera se non segna. Io adoro questo si deve fare in allenamento, anche in allenamento devi soffrire, devi voler segnare, benissimo. Sotto punta invece abbiamo Elmas, in regia c'è Demme con il giovane Furlosciocco, non so come chiamarlo. In difesa abbiamo Manolas e Luperto con Mario Rui a sinistra, poi c'è Zedadka che parlava fitto con Osimhen, vai fai scavalca che ti faccio il passaggio, Ciciretti e Gaetano. Questi sono quelli che ho visto, poi ci sono gli altri giovani ovviamente, c'è Palmiero eccetera eccetera. Sentivo per radio che Palmiero forse ha fatto il primo gol, me lo confermate voi nei commenti, pare abbia segnato pure Osimhen. Insomma ragazzi, è subito campo e questa è una cosa importante, perché ovviamente ci sono due ritiri. Lo staff di Spalletti saprà come organizzare la squadra a livello fisico, la preparazione sarà importantissima, perché noi abbiamo visto, a proposito voglio ringraziare il mio amico dell'abbonamento Marco, che praticamente si è messo lì e ha sviluppato tutta una serie di incastri tra quelli dell'Europa League, anzi ve li dico subito perché voi meritate di sapere, meritate, e l'amico ha fatto un lavoraccio, quindi una roba bellissima, e lui ci fa sapere subito che, ve lo dico subito, Non c'è problema, gli incastri saranno, rispetto a quelle che sono già le date che sappiamo, la qualificazione, i playoff. Già ci troviamo per esempio la prima partita di Europa League tra Napoli-Juve e Udinese-Napoli, quindi a dicembre 12.09 è il 12 settembre, in America si mette prima il mese e poi no, quindi vado in difficoltà. Il 16 settembre invece ci sarà quella di Europa League, e poi il 19 ci sarà subito Udinese-Napoli, quindi la prima problematica è Napoli-Juve con l'Europa League subito dopo 4 giorni. Dopodiché ci sarà il Napoli-Cagliari, un'altra partita di Europa League, e poi c'è Fiorentina-Napoli, dopodiché Napoli-Torino, un'altra partita di Europa League, e poi c'è Roma-Napoli, quindi non facile. Poi andiamo avanti, Salernitana-Napoli, altra partita di Europa League, Napoli-Verona, e poi a seguire Inter-Napoli, partita Napoli-Lazio, questa sarà tremenda a novembre durante il mio compleanno, sarà una roba tremendissima. Napoli-Atalanta, partita, e poi Napoli-Empoli, e poi andiamo avanti, queste li vedremo più in là. Insomma, servirà una preparazione seria, una preparazione che pensa al futuro, non dobbiamo essere in formissima subito, però dobbiamo poter resistere per tutto il campionato. E poi ragazzi, sarà tutto alla gestione di Spalletti, di questi uomini, perché se c'è una cosa che Spalletti ci deve portare in più rispetto agli altri allenatori, Ancelotti lo faceva, però forse lo faceva un po' troppo, serve un equilibrio nel cosiddetto turnover, nel senso che è chiaro, io voglio giocatori più forti in campo finché non si infortunino, ma arriva un momento in cui devi far riposare una volta Koulibaly, devi far riposare una volta Insigne, devi far riposare una volta Demme, perché altrimenti se li spremi fino alla fine arriva che magari o si infortunano oppure mentalmente arrivano al limite, perché giocare troppe partite, specialmente quest'anno che non si sono fermati mai, brevi vacanze, si deve ripartire subito. Questa è la cosa importante su cui Spalletti dovrà fare la differenza, capire quando stai vincendo, via Insigne, riposati, per capirci, e quindi non arrivare poi a creare un altro Napoli-Verona dopo una rincorsa incredibile, arrivi scarico, senza parlare di sigarette e di cose varie, perché non dobbiamo fare questi discorsi qua. Le cose che vanno bene, le cose che vanno male, le diciamo tutte, però adesso che è ricominciata la stagione, se non ci vogliamo suicidare da soli e già distruggere una squadra che si sta creando, e quindi immaginate, quello chiede, ma come si sta a Napoli?
Napoli, guarda, mi contestano tutti i giorni, stanno ancora pensando a Napoli-Verona, senti a me, vattene al Borussia Dortmund se hai la possibilità, non venire, e qua poi diventa pure colpa nostra. Quindi, da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per aver visto questo video, lasciate il like finale perché ve lo siete dimenticato, iscrivetevi al canale perché non mancheranno approfondimenti quotidiani, si è appena cominciato ma si è subito toccato il pallone, questo è importantissimo perché Spalletti è un allenatore che parla di campo, deve studiare lui per la prima volta le uscite dal basso, perché è la prima volta che Spalletti si confronta con l'uscita all'interno dell'area dove i difensori possono toccare il pallone, sono tutte cose importantissime, dettagli interessantissimi che noi affronteremo, io farò l'allenamento, io vedi, appena fatta la doccia, faccio l'allenamento con loro la mattina e poi andremo in forma e quando saremo poi in forma scendo in campo con loro perché un terzino potrebbe pure servire, io mi adatto a sinistra, non c'è problema, sono il nuovo Yusai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, prendi poi più, dai, dovete praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline, io mi ricordo come mi chiamo.